Ciao ragazzi, oggi vado a presentarvi le gomme che sono già uscite da circa un anno, ovvero le Continental Trail Attack 3. Sono delle gomme destinate a un uso ampiamente turistico, con qualche scarpinata in fuoristrada, ma un fuoristrada molto easy, molto leggero. Innanzitutto spiegarvi come sono fatte nella prima parte e poi le andremo a provare. Comunque, diciamo che sono gomme che durano tanti chilometri, oltre 10.000, per cui per fare una bella prova ce ne vorrà. A dopo la sigla. Eccoci con queste mastodontiche gomme perché la nostra Super Adventure SAS 2021 monta, diciamo, già dietro un bel posteriore che è il 170/60 su raggio 17, mentre all'avantreno abbiamo più tradizionale 19 pollici 120/70. Tante le misure, ovviamente abbiamo detto sia misure da 19 pollici, da 17 pollici, comunque sono 21 le misure fornite in totale tra anteriore e posteriore da parte di Continental. Di questo pneumatico che va di fatto a sostituire il 2, ovvero la versione Conti Trail Attack 2. Ha lavorato tanto Continental per cercare di rafforzare quelli che erano già gli aspetti molto buoni di questo pneumatico, quindi la tenuta sull'asciutto, una buona tenuta sul bagnato e una percezione ottima su quello che è il riscaldamento della gomma. Infatti, quello che promette, ed è vero, Continental, è il fatto che in circa 1,5 km dall'avvio della moto, quindi dalla circolazione della moto, le gomme dovrebbero già essere in temperatura. Quindi prendetelo un po' con le pinze, se non è 1,5 km saranno 2 km, ma voi dovete capire che il termoriscaldamento di questa mescola è molto rapido. Come potete vedere, io adesso vado sul battistrada. Il battistrada è molto pieno, sia sull'anteriore e, aprendo anche il mio favore, sul posteriore, non c'è una vera e propria linea di asciutto, comunque come potevamo aver visto su altri pneumatici, ovvero un tunnel centrale dedicato espressamente alla percorrenza autostradale. La gomma è intagliata in tutte le sue parti, con una netta predilizione per quello che è i pieni. Gli intagli, che sono, diciamo, di due tipi sulla spalla e altri due tipi sul tunnel centrale, quindi delle diagonali, sono delle sezioni che resteranno invariate per tutto quello che è la durata del pneumatico. Cosa significa? Significa che bene o male questo pneumatico avrà tendenzialmente una riduzione dell'effetto drenante con il consumo del battistrada. Se vi ricordate quando abbiamo presentato le Road 6 GT di Michelin, giusto per parlare di un competitor comunque, avevano degli intagli fatti a piramide. Cosa significa? Che all'abbassarsi del battistrada, quindi il volume d'acqua che può entrare dentro quell'intaglio, in questo caso diminuisce proporzionalmente perché è un intaglio abbastanza dritto. Nel caso di un intaglio molto pronunciato, aumenta la sezione. Diminuisce ovviamente lo spazio di asciutto, comunque di pieno, per cui la capacità di evacuare l'acqua permane, mentre quella, diciamo, di tenere la gomma sull'asciutto diminuisce leggermente. Ma sappiamo che il grosso problema è l'acqua, non è tanto l'asciutto e la tenuta sull'asciutto è garantita. Una mescola che si evolve quindi ha sostanzialmente rispetto al 2 un leggero miglioramento su quello che è la durata, la tenuta sul bagnato, mentre per quanto riguarda l'handling, ovvero la capacità di dare quindi al pilota una discreta manovrabilità della moto in curva, in piega e quant'altro, rimane allo stesso livello dei due. Per cui se vi siete trovati bene con i due, Continental promette che questi sono esattamente un'evoluzione. Tantissimo il chilometraggio perché c'è già gente che ha potuto provarla essendo fuori da un anno e può garantire anche su moto grosse tipo GS che 10-12 mila chilometri sono abbastanza
alla portata di queste gomme, poi dipende molto dallo stile, pardon, dallo stile, da come siete carichi, da come viaggiate e quant'altro. Diciamo che è una gomma dedicata principalmente a chi fa mototurismo, per cui non ha bisogno di andare in fuoristrada a cercarsi le mulattiere, ma tende ad avere le gomme sempre su una superficie molto solida. In questo caso parliamo di asfalto, ma parliamo anche di una sterrata bianca. Comunque, anche volendo trovare qualche pozzanghera, non dovrebbe essere un problema. L'importante è che la compattezza del terreno, che sia un po' ghiaioso o quant'altro, resti sempre ben solida. Non potete pensare di andare sul fango o sulla sabbia, perché queste non sono di sicuro le gomme migliori per andare su quei terreni. Quindi sono gomme studiate prettamente per andare in strada. Faccio un altro zoom sulla ruota anteriore. Come vedete, anche la ruota anteriore riprende lo stesso stile della ruota posteriore, gli stessi intagli, la stessa geometria, per cui non abbiamo una grossa differenza di comportamento tra anteriore e posteriore. Sono delle gomme con una sezione abbastanza pronunciata, per cui la capacità di piega e di angolo di piega è evidente, e ovviamente le andiamo a montare sulla nostra KTM per fare la prova di durata e comunque la prova sul campo per vedere come va. A dopo! E comincio da qui, da queste ottime Continental Trail Attack 3, ovvero l'ultimo ritrovato, oramai sono già da un paio d'anni tranquilli sul mercato per le Super Adventure che fanno tanta strada e pochissimo fuoristrada, diciamo strade bianche, perché ovviamente Continental offre in caso di maggior fuoristrada il TCK 70 e addirittura l'80 anche nella versione ROX, quindi qualcosa di più estremo. Queste sono delle ottime gomme, molto tonde, per andare a girare in strada e farsi, come ho detto, qualche piccola strada bianca non troppo impegnativa, dove l'importante è che il terreno sia compatto, non sia fangoso. Questo è, diciamo, il punto essenziale per capire questi pneumatici. Tanti pregi, il multigrip, il tipo di mescola. Possiamo dire che sono state realizzate con dovizia, con tanta esperienza. Oramai tutti i pneumatici sono arrivati a dei livelli incredibili. Il vantaggio che io ho trovato su queste gomme appena le ho montate è un discorso di grip, perché hanno appunto col multigrip hanno una possibilità di essere prodotte senza utilizzare sostanze distaccanti dagli stampi, per cui non hanno quella patina, diciamo quella cera, come si dice in gergo, appena vengono montate, quindi quando sono nuove, e non richiedono troppa attenzione quando andate in giro. Questo è un vantaggio per il semplice motivo che non potete scannare subito, comunque non avete quel limite dovuto alla cera. Sono delle gomme che si comportano benissimo e adesso ve le faccio vedere meglio, sia all'anteriore dove non ci sono zone di completo vuoto, pardon, e completo pieno, ovvero c'è sempre una linea di rottura che serve all'evacuazione dello sporco, dell'acqua o comunque anche diciamo di qualcosa che potrebbe essere un po' di sabbia e via dicendo, ma maggiormente è un lavoro sull'acqua. Sono abbastanza costanti come profondità e larghezza questo tipo di intagli, per cui il pneumatico solo, diciamo, consumandosi cambierà leggermente quello che è la rumorosità, però il drenaggio è sempre abbastanza efficiente. Certo, come abbiamo visto in caso di altri pneumatici dove la scolpitura è a diciamo a piramide, quindi man mano che si consuma si allarga, in questo caso non è proprio così, quindi con l'andare del tempo la capacità di essere drenanti sull'acqua andrà pian piano a diminuire. Una cosa che vi faccio vedere invece sul posteriore, come potete vedere, abbiamo una proporzione sempre pieni su vuoto molto a vantaggio dei pieni e la forma della gomma è abbastanza tondeggiante. La capacità di
portare queste gomme a 10.000 km è garantita, c'è gente che ci ha fatto molti più chilometri. Poi dipende sempre che tipo di moto avete, quanto siete carichi, che tipo di strada fate e quanto aprite il gas, perché questi sono sempre gli elementi che possono far durare una gomma poco o tanto. Non le ho trovate rumorose, le ho trovate molto ma molto precise in curva, grandi discese, grandi pieghe, e questo è a tutto vantaggio del godimento di chi vuole una guida anche sportiva con questo tipo di moto, senza andare su delle, ad esempio delle road attack come alla stessa Continental, che sono proprio prettamente stradali per chi non vuole compromessi e vuole proprio guidare in maniera molto sportiva anche con questo tipo di moto. Bene, io vi rimando alla scheda tecnica che troverete allegata al nostro articolo, e mi raccomando, sempre con testa e prudenza verso gli altri, protezioni allacciate, ben indossate, e tanto divertimento!